Ciao ragazze, allora è praticamente da quando ho iniziato a fare video che mi arrivano richieste sull'applicazione dell'eyeliner, su come si fa a fare la codina dritta, giusta, come si fa a far sì che la linea non sia troppo spessa, troppo sottile, che sia dritta, eccetera eccetera. Quindi finalmente mi sono decisa a dedicare un video solamente all'applicazione dell'eyeliner, che forse è la cosa nel trucco più difficile alla fine, con cui abbiamo più difficoltà, è oltre a farvi vedere come faccio ad applicarlo per rendere l'applicazione più semplice, vi faccio scoprire anche qualche, qui c'è Denver se lo sentite, vi faccio scoprire anche qualche trucco, qualche segreto per rendere l'applicazione, la stesura dell'eyeliner molto molto più semplice e veloce. Quindi iniziamo subito. Eccoci l'eyeliner che vado ad utilizzare, un eyeliner liquido che però può essere difficile, quindi se siete alle prime armi, quello che vi consiglio di utilizzare è un eyeliner a pennarello, trovo sia il più semplice possibile, oppure ancora una matita che sia molto molto scrivente, in modo che non dobbiate andare a ripassarla più volte. Contrariamente a quanto molte ragazze pensano, non bisogna per forza applicare l'eyeliner con un gesto soltanto, dall'inizio alla fine, quindi si può farlo a trattini, che è molto molto più semplice. Io inizio sempre da metà verso l'esterno e poi da metà vado invece verso l'interno. Cerco di stare quanto più vicina all'attaccatura delle ciglia possibile. Mi fermo alla fine dell'attaccatura delle ciglia, poi ci preoccuperemo della codina. Ed ora appunto da metà vado a collegare la linea con l'inizio dell'occhio. Ci preoccupiamo di disegnare la nostra codina, la tanto tanto temuta codina, e vi insegno un trucchetto per far sì che sia dritta. Basta prendere un pezzettino di scotch, lo passo sul dorso della mano qualche volta perché la maggior parte della colla se ne vada, perché la zona degli occhi è molto delicata, quindi non voglio applicarci appunto troppa colla. Ed ora, seguendo la direzione delle ciglia inferiori, vado ad applicare il mio pezzettino di scotch e vado con l'eyeliner a disegnare la mia codina. Vado a togliere il pezzettino di scotch. Se c'è qualche spazietto da riempire, vado a rimediare con la punta del pennellino. E voilà! Se avete ancora difficoltà a creare una linea dalla metà verso l'esterno e da metà verso l'interno, c'è un altro trucchetto che potete utilizzare, cioè andare a creare dei trattini o dei puntini che poi collegheremo per creare una linea continua. Quindi sembra complicato, ma è molto molto semplice. Sto sempre attenta ad andare molto vicino all'attaccatura delle ciglia. Ok, a questo punto non mi resta che collegarli tutti quanti. Ora che abbiamo disegnato la nostra linea di eyeliner fino alla fine dell'attaccatura delle ciglia, dobbiamo andare a creare la nostra codina. Un altro trucchetto che potete utilizzare è quello del pennello d'eyeliner, quindi basta prendere un pennellino sottile e andare ad allungare la linea che abbiamo creato con qualsiasi tipo di eyeliner, appunto, semplicemente verso l'esterno. E voilà, naturalmente la codina sarà un po' meno definita, ma è molto più semplice realizzarla semplicemente andando a trascinare il pennello verso l'esterno. E voilà ragazzi, questo per oggi è tutto, spero che vi sia stato utile, che vi sia piaciuto questo video. Se avete dei consigli da dare alle ragazze che mi seguono per quanto riguarda l'applicazione dell'eyeliner, scrivete tutto nei commenti. Io vi mando un bacio grandissimissimissimo e ci vediamo alla prossima, ciao!